dice ti amo. Ciao. Voi salve. Ma togli il non lo venite? Cane. Escluso il cane. Tutti gli altri sono cattivi. Pressoché poco disponibili. Miscredenti e ortodossi. Di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda. Potevano farci le soluzioni. Non lo venite? Ciao! Pedalino! Comiso, provincia di Ragusa tutti! Ciao! Un saluto per la televisione! Eh? Un saluto per la televisione! Ciao! Qual è questa oh, televisione? Ciao! Quella di oggi! Ciao mamma! Quella televisione! Quella di oggi! Ah sì! Andiamo da Crotone, non ne possiamo più di questa neve. Non ne possiamo più di questa neve, siamo stufi. Ah sì? Sì. Quindi volete il sole? No, così non viene meno gente, così ci divertiamo più noi, no? Dove andate adesso? A Sciare. A Sciare. Saluto. Se ci fanno passare, però. Saluto a Teleri oggi. Saluti, saluto a tutti. A Italia 1 pure. In sera per portare a Roberto, vedi, piccolo sciatore che prometto sta imparando da solo. E Roberto, saluta pure tu gli amici di Telediogene. La neve è bellissima, anche se non so sciare, però vi devo dire che almeno per sentito dire è qualcosa di fenomenale, quindi buon lavoro, vi saluto, ciao, buona domenica. Ciao. Dove venite? Oggi più imbiancata dell'altra volta, ma una tragedia nel salire proprio. No, le strade sono pulite. No, più che altro per le persone che si bloccano con le macchine, perché sapendo di salire con le catene non salgono e bloccano un po' tutto il passaggio. Sono libere. No, il fatto di questo è efficientissimi, che puliscono, fanno, se no non problemi niente, solamente un po' di incoerenza delle persone che sanno che devono fare un tragitto e non si organizzano, diciamo, per l'euforia. Salutare qualcuno? Ah, tutti quelli che ci conoscono. Buona giornata e buona domenica a tutti. Grazie. Ciao mamma! Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione. Tanta gente oggi? Oggi la vogliamo. Come? Oggi la vogliamo. La tua amica? Al negozio della vecchia batteria. Bruno? Al negozio. Vuoi salutare? No. Vabbè, facci sentire questa. Lo vuoi salutare Bruno? No. Sono tutti i colleghi dell'arma dei carabinieri. Ma oggi c'è il servizio qua? In sigla? Oggi ci tocca qui. Quest'estate diciamo che sono libere, la provincia è da liberare. Con un catena e pneumatici da neve. Puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un po'. Invece cerco il rock and roll, al bar e nel metro. Cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terzo. A Cini penso. Per...
ti vuoi, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono più solo, ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto. Che mi sorride al mio risveglio e che si appella come il sole d'agosto, intelligente si sa. Bella cima bianca, la mia donna e io ci sto. È meraviglia, la polemica è iniziata perché tu hai detto vieni passiamo. Ah ecco, e lei si è scocciata perché doveva passare prima. Oggi la neve è bellissima. Piste poco battute però, eh. Però il nostro amico Franco sarà la voce del gruppo di Ciron Marina. Franco Carluccio. Salve a tutti, volevo intervistare il gruppo di Ciron Marina. Giorgio Pucci, Francesco Pucci, Gianluca Loisio, Pierluigi Lania, Mucciaccio detto Barrilla e Luigi Perri. Io ho sottoscritto Franco Carluccio. Siamo qui a Villaggio Palumbo, siamo da ieri sera qui in affitto in un hostel. Siamo un gruppo di 20 persone, in più altre persone ci hanno raggiunto oggi, altre 10 persone, quindi siamo da Ciron Marina, siamo 40-50 persone. Allora, diciamo che molti di loro vengono da diversi anni qui a Palumbo perché le piste sono, diciamo, variegate, sono anche dei fuoripiste, chi può fare lo snowboard. Allora, prenditi il mini, prenditi il mini. Pierluigi ci dice, ci fa un saluto. Ciao ragazzi. Questo è un altro gruppo di Ciron Marina. Bello, bello, come cresciamo da 4 anni. Da 4 anni, tu ci bene? No, è la seconda volta. La seconda volta, te la cavi? Ti diverti? Sì. Pranzato qua? Sì. Cosa hai mangiato? Panino con salsiccia. È un classico qui a Palumbo, panino con salsiccia, che è spettacolare. E tu come ti chiami? Chiara. Ti piace venire in Sila? Con papà sei venuto? E mamma a casa? Perché non ci è mamma? E dov'è mamma? A casa. Fai ciao agli amici. Fai ciao. Un ciao anche dalla Tele Diogene. Da Bediglia. Da Bediglia Policastro, ecco. Venite spesso a Palumbo? No, è la prima volta. La prima volta, vi siete trovati bene? Sì, sì. Tornata stupenda, vero? Sì, sì. Ok. Che devo dire? Come ti trovi qua a Palumbo? Bene. Ti stai bene, vero? Sì. Hai sciato, non sci? Non mi piace sciare. Non ti piace sciare? Sei con gli amici, un gruppo? Devi andare sulle ciurivie. Va bene, buon divertimento, ciao. Tele Diogene. Io non faccio parte di oggi, sto dando una mano a loro. Prego. Una faccia conosciuta, mi ricordo il tuo nome perché adesso me lo... Ciao, sono Cesco. Cesco che intervista Franco, che intervista Cesco, è il colmo. No, come dico? Va bene, ogni tanto è bene stare anche dall'altra parte della telecamera, dall'altra parte del microfono. Come mi trovo? Beh, l'importante è stare qui. Finché si sta qui a Villaggio Palumbo, sulla neve, in mezzo alla gente, in mezzo ai turisti, in mezzo al divertimento. Salvatore, quando è crollato il teatro Tenta? Questa notte, caduto questa notte, come vedete il telone era scarico, perché con il riscaldamento abbiamo scaricato. Poi c'è stato questo evento stanotte che ha fatto, non lo so se 40-50 cm di neve, pesante, un po' al centro c'era perché quella non scende mai, ed è crollato. Queste sono state tre volte che abbiamo scaricato questa, cioè buttata, di nuovo, quella è stata fatta due giorni fa. Scaricata tramite riscaldamento, sì, per forza, solo che le campate riusciva a toglierla tutta, rimaneva il centrale, che erano 2 metri per quanto era lungo. Stanotte ha fatto sta neve pesante ed è caduto. Lei se ne è accorto stamattina? Sì, me ne sono accorto stamattina.
perché fino a ieri sera siamo stati qua e non nevicava, ha iniziato penso a mezzanotte a nevicare. E dormivo, non me ne sono reso conto proprio. Quindi è andata bene che non c'era nessuno dentro? Sì, vabbè, questo sì. No, di giorno l'abbiamo sempre vigilato, cioè è stato sempre, ma pure 10 anni fa, quando è stata quella nevicata forte, l'abbiamo mantenuto. Stavolta non c'è stato niente da fare. Secondo lei perché è crollato? È crollato perché la neve era pesante, il riscaldamento non ce la faceva a sciogliere la neve, ci voleva l'intervento dei vigili del fuoco. Solo che non abbiamo fatto in tempo. È stata una cosa troppo strana, è stata strana.